Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Questa Leale. Eccoci qui finalmente con The Crew. Partiamo anche con questa serie sul nuovo titolo automobilistico made Ubisoft. Abbiamo già visto il gioco provando la beta diverso tempo fa, quando era uscita la provai su PC, adesso siamo su PlayStation 4. E dai, partiamo con una nuova partita e andiamo a vedere un po' anche come si presenta questo titolo. Regola, finché la prima barra grigia è appena visibile, mando un po' di più perché di solito quando registro c'è un tantino più scura la registrazione, ok? E vediamo un po' com'è questo titolo che diciamo non è eccelso, almeno da quello che avevo già provato nella beta, da quello che abbiamo visto magari dalle recensioni eccetera eccetera, soprattutto per quanto riguarda lo stile di guida che già dalla beta avevo visto che era un po' troppo... non c'è molto feeling, diciamo, nella guida delle auto. Non c'era feeling nella guida delle auto nella beta. Perché? Perché erano molto a pendolo, scodavano troppo, erano quasi incontrollabili. Poi ci sono stati anche altri, diciamo, piccoli problemi dal punto di vista della guidabilità. Però adesso lo andremo a vedere. Come detto, io posso basare sulla beta. Adesso abbiamo il gioco in versione definitiva. Vediamo un po' com'è. Spero che questa serie vi possa piacere. C'è una grande personalizzazione delle auto, una grande tamarraggine. Quindi possiamo fare delle auto come se non ci fosse un domani. Dove diavolo sei, Alex? Un po' da fare, Harry. Avevo messo i sottotitoli, però. Posso cavarmela da solo. Perché non mi hanno? Semilari, ok, stasera si corre. Ah, un'altra cosa, ragazzi, ho tolto il Aspetta. Vomitale, inseguimento di uno spericolato. Sì, ho capito. I tasti. Mi dice moment, aspettate. C'è un opzioni non ci sono. Vabbè, andiamo avanti, sti cazzi. Senza opzioni. Poi rivedremo. Attenzione. Dov'è che devo andare, scusate? Abbiate pazienza un attimo, non vedo l'obiettivo in realtà. Ah, dall'altro lato, ok, perfetto. Andiamo bene. Dicevo, ho tolto la musica in game perché in realtà non so se ci siano problemi di copyright, occhio, eccetera eccetera. Quindi io, per evitare eventuali danni, che poi devo togliere il video, devo modificare l'audio, ho deciso di togliere l'audio, la musica, diciamo, dal... in game. Attenzione ai cavalli. Scusate, ma ci butta così. Tra l'altro, occhio, la parte iniziale dovrebbe essere simile a quella vista nella beta, se non la stessa. Poi, come detto, pian piano inizieremo a studiare un po' il titolo. Attenzione, qua saltiamo. Attenzione alla sportiveggianza. Inizieremo a vedere anche un po' per quanto riguarda i comandi, perché come detto sono forse l'aspetto peggiore di questo gioco. In un gioco di guida, diciamo che i comandi sono la cosa principale, quindi dovremmo un po' gestire le opzioni anche sotto questo punto di vista. Però buttiamoci, vediamo come va. Ok, perfetto. Prima della tempesta, punti, va bene, con cattiveria. Ok, andiamo avanti. Vediamo un po' come parte la storia. Arrivo da te. Era ora, Alex. Troverai l'auto pronta per la gara in un fienile lì vicino. Dove? Dove? È un po' che non aggiorni la rete 510, vero? Ok, dove devo andare? Trova la stazione dati. Radar sulla minimap. Ok. Dovrebbe mostrarti la strada per la stazione dati più vicina. Più ti avvicini e più diventa verde. Okay, ah ok, adesso scusate, stavo andando lì. Per espandere la minimappa. Ah ok, così. Però un'altra cosa che volevo fare era... Ah, il menu è anche così. Volevo rimettere i sottotitoli. Attiva i sottotitoli, ok. Perfetto, tutorial, metrico, ok, ci siamo. Vuoi salvare? Assolutamente sì. No, perché magari nella furia, quando c'è panico, caos. Ah vabbè, salva, nel frattempo noi intanto andiamo. Ok, è verde, ci stiamo avvicinando all'obiettivo, presumibilmente. Alex, dica. Sei arrivato? No. Segui il segnalatore. Attenzione. Okay. Chiama quando arrivi. Sono quasi arrivato, facciamo che vado un po' in questo modo. Ok. Harry, ci sono. E ora? Ci servi subito a quella corsa, Alex. Aggiorniamo la tua mappa. Tipo? Ah, ancora roba di computer? Esatto, ora ti sincronizzo la rete 510. Va bene, partiamo col gippone.
Abbiamo trovato backdoor in tutte le stazioni dati del paese e le usiamo per caricare le nostre informazioni. Troverai tutto quello che ti interessa, eventi, gare, luoghi, a te la scelta. Informazioni codificate e sicure. Ho marcato il fienile, lo vedi? Sì, sì. Impostalo come destinazione. Devi tornare subito a Detroit. Una cosa, premi sul fienile per impostare la destinazione, perfetto. Una cosa positiva del gioco naturalmente è la mappa di gioco, che è immensa, va a prendere tutti gli Datti Stati una Uniti mossa, Alex. Oh, non hai tempo da perdere. Per aprire la mappa, ok, così apriamo la mappa. Come potete vedere la mappa è immensa, se vogliamo farci da New York a Los Angeles, mamma mia. Immaginate che figata andare da New York a Los Angeles. Lo faremo magari più avanti, ragazzi. A parte che ci metteremo, secondo me, una vita. Ore e ore ci vogliono. Però lo faremo. No, più avanti lo faremo assolutamente. Magari un mega video, però dobbiamo farlo. Quando avremo un'auto cazzuta e cattiva. Allora, il coso della mappa sopra fa un po' cagare. Credo ci sia anche l'opzione per metterlo. Basso sbaglio, vediamo, eh. No, inizio a modificare qualcosa così, ma così magari vi faccio vedere. Ah, maledizione. Stavo proprio lì per vedere gli aiuti di guida. Vabbè, li vedremo con calma. Ehi, Harry, ci sono. Sei felice? Molto. Adesso felice. Sì. Vorrei vedere. Ho speso così tanto per quel motore che non dovresti avere problemi a seminare gli altri in gara. Mamma mia. A proposito, vedi di arrivare in fretta, Alex. Tuo fratello sembra preoccupato per qualcosa. Non è da Dayton. Arrivo. Sì, l'inizio è come quello della beta. Vai con le mazcol. Con cattiveria. Queste sono un po' difficili da guidare, ma va bene. Vai alla corsa. Devi andare a Detroit, Alex. Imposta la destinazione party e cerca di concentrarti. Fanno sul serio in questa gara. Dovresti vedere che gente. Posso farcela? Ovvio. Non scordarti di andare da tuo fratello dopo. Allora, aspetta. Una cosa seria. Tranquillo, nonnino. Non me lo scordo. Impostiamo la destinazione. Mi puoi zoomare per favore? Che occhio, non così tanto. Che cosa, siamo entrati nella casa di una vecchia? Ok, limitazione 2, imposta destinazione. Con cattiveria ci andiamo. Noi siamo qui, va bene. Vediamo un po' il caricamento com'è. Il gioco naturalmente dà il meglio di sé online, perché il mondo è, diciamo, permeato da altri giocatori. Quindi adesso andiamo con cattiveria. Ecco, presumo altri che stanno facendo la stessa. Sono nella stessa mia situazione. Quindi, tensione. Noi andiamo con sportiveggianza, naturalmente. R1 per cambiare visuale. No, ecco, già vediamo l'effetto pendolo dell'auto. Così cambiamo visuale. Però, quando le auto si comportano in questo modo, la visuale in prima persona, o comunque questo modo, di certo non aiuta, perché con il pad si sente l'effetto del pendolo, ma credo si riesca anche a vedere. Adesso lo sto un po' aumentando per farvi capire anche voi. Mamma mia che tramvata. Vabbè, noi abbiamo la Mascol, quindi la nostra è tosta. Però si sente effettivamente non poco l'effetto pendolo. Fai lo slalom. Aspetta, queste le avevamo provate nella beta e mi fanno cagare. Perché? Perché le auto che fanno effetto pendolo, quando ci troviamo, eccala, quando ci troviamo a fare una cosa del genere, quindi soprattutto lo slalom, va a penalizzarci tanto, perché l'auto, come vedete, va un po' alla merda, alla pisello di cane. Attenzione, liscio. No, vabbè, ci devo fare un po' di pratica, ma comunque non. Ok, la primo impatto, sto coso, primo impatto con la guidabilità è quello che ho avuto un po' nella beta, quindi di certo non dei migliori. Vabbè, vedremo comunque sotto altri aspetti, tipo il panico che riusciamo a creare. Scusi, gente che Alex, ma dove sei? Oh, stai calmo. Questi pensano che quello del posto non arriverà. Calma, ci sarò. Non è facile gestire l'auto. Va un po' così. Gira un po' come vuole lei, quindi devo un attimo regolarmi. Attenzione, ci insinuiamo nel traffico. Mi scusi, scusate. Attenzione, pendolo. Panico. Vado un po' così, Scusi. Attenzione, curvone. Curvone da panico.
temo di evitare almeno i SUV, che sono un po' massicci rispetto alla nostra, che nonostante sia una muscle car, però diciamo che il suo peso è un po'... Anche questo era un aspetto non proprio positivissimo del gioco, che il peso delle auto non viene tanto rispettato. Allora, singolo, una corsa 5-10 legale senza regole. Ok, va bene, singolo, andiamo. A bomba, con cattiveria. E poi fatemi sapere anche la vostra su questo gioco, se lo avete, se ci state giocando, quali sono le vostre impressioni e se seguirete la serie. Spero di sì, dai. Tanto non c'è molto da spoilerarsi, spaccheremo un po' di culi e faremo delle auto cazzute cattive, anche un po' da marre, tanto per... Ma... La personalizzazione, quella sì, è un aspetto molto ma molto ben curato del gioco. Personalizzazione delle auto. Quindi lì ci divertiremo veramente, veramente tanto. Con cattiveria, guarda come hanno ridotto la Ford GT. Erede della mitica GT40, dai, eh. Attenzione. Ci sono anch'io. Inquadrate anche la mia. Con cattiveria. Mi butta. Butta in game, per favore. Deve devastare un po' l'auto. Ok. Attenzione. Ci insinuiamo. Scusi. Attenzione. Panico. Mamma mia la difficoltà nel guidare nel traffico. Cosa che mal si concilia con una tipologia di guida non propriamente fedele, non propriamente... Cioè, quando l'auto scoda così, quando c'è questo stile di guida, ti dà la sensazione di non avere il pieno controllo dell'auto, e il tutto in giochi dove magari c'è il traffico, che è una cosa da evitare, quindi bisogna guidare estremamente di precisione, perché bisogna sfiorare le auto, passarci in mezzo, e questo stile di guida presumo che ci faccia bestemmiare tantissimo, ma proprio tanto. Ma va bene, la sportiveggianza farà il resto, noi, noi ci proviamo comunque. E con cattiveria. Attenzione, derapata da panico. Scusi. Attenzione, dove sono gli altri? Un po' dietro, va bene. Ma, scusi, eh. Tra l'altro avevo messo anche... Scusate, police, ci stiamo solo... Freno a mano... No, questo è il nitro. Ma avevo messo il tutorial, però non mi ha detto una sega dei tasti. Non mi ha detto niente di niente. Va bene. Qua ci sono sfracellati. Ah, no. Con sportiveggianza. Ok, mi dispiace per l'auto, ci aveva speso un bel po' per quanto riguarda il motore, adesso dovrà spenderci un altro po' per aggiustarla, va bene. Ok, andiamo avanti. Ecco il raduno di tamarraggine, branchi. Salve. Alex, dammi uno strappo. Vabbè, sali, no? Tanto noi siamo sportivi. Salta su. Tutto a posto? Sì, sì. Andiamo. Il nostro brothers. Brother, magari. È uno solo, anche se vale doppio, però. Ma abbastanza massiccio. Dai, dai, che non vedo l'ora di comprare qualche auto, modificarla e andare a fare dei danni. Ambassador Bridge, Alex. Poi vedrò se si può modificare anche ora non più la linea di guida. Perché sei sempre dal lato sbagliato? Magari metterla. Non si scherza con gli sbirri. Occhio, occhio. Più casino crei, meno affari possiamo fare. È per questo genere di bravate che non hai ancora un tatuaggio dei Five Ten. A Dayton sono il miglior pilota di tutto lo stato. Non è quello il punto, Alex. Ho fondato i 510, sono il V8 e mio fratello si diverte a infrangere la legge. Mi sembra bello. È ovvio che ci siano così tanti subordinati. Non vai avanti né dire che cos'è. Ma il freno a mano. Uno di noi Shiv. Un V4 che non conosco. Devo chiedergli un paio di cose su dei soldi scomparsi. E io che c'entro? Non potevi portare un 510? Sei un idiota, ma anche un gran pilota. Se devo mettere in riga Shiv, voglio il meglio per fargli mangiare la polvere. E volevo darti una possibilità per fare sul serio. Almeno iniziamo a sfoggiare anche un po' di freno a mano, no? Perché sennò... bisogna organizzarsi.
Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Argento, lo so, mi sono un attimo piantato dentro una ringhiera con un muretto di mattoncini, ci eravamo un attimo spiaccicati, però piccoli dettagli della guida sportiveggiante, poi dobbiamo fare ancora un po' di pratica, a dir la verità, ma va bene. Eh sì, questa è la parte della beta anche, va bene. Dai, i filmati in computer grafica sono fatti piuttosto bene, un po' meno, diciamo, il livello del dettaglio grafico in-game, però è anche normale che sia così con una mappa così grande, totalmente esplorabile. Ok, quello è lui. È comprensibile. Resta qui. Che lui c'ha la macchinina, la GT. Ho bisogno d'aiuto! Sta... Cosa? Che diavolo stai facendo? Fermi! Perde molto sangue! Ecco l'arma! Non è mia! Questo è morto! No! Ok, va bene. 5 anni dopo, addirittura. Ci hanno ingabbiato? Siamo noi? Yes. Mi dica. Ciao Alex, io Salve. sono Zoe. Ciao Zoe. Possiamo aiutarci a vicenda? Tipo? Pensate a male, come sempre, che cos'è? Li conosci, non è vero? Certo che li conosci. Uno ha ucciso tuo fratello e l'altro ti ha incastrato. Il patto è questo, voglio lui. L'agente speciale Coburn è corrotto. Mi servono le prove. Tu invece vuoi l'altro, Dennis Jefferson, alias Shiv, leader del 510 Motor Club. Va bene. Ok, hai altri 8 anni. Ripuliremo la tua fedina, il tuo nome. Ho detto che va bene. Bene. Da adesso lavori per il Federal Bureau of Investigation. Non ho problemi a stare dalla parte della legge. In questo garage troverai un'auto. Ci sentiamo. Ok. Queste le tengo io. Va bene, fai come ti pare. Ok. Arrivederci. Sperando di no, magari. Ok, andiamoci a prendere la nostra prima auto, presumo. Sì, andiamo col taxi. Pure. Vediamo. Dai, che adesso viene la parte più bella, quella della scelta delle auto. Ma certo, adesso non è che avremo molta scelta, però più Abbiamo un avanti ci budget per attrezzeremo. l'operazione, Alex, ma è limitato. Ti ho dato abbastanza soldi per comprare e sistemare un'auto. Spendili bene, perché d'ora in poi dovrai pagarti da solo le elaborazioni. Puoi fare un test drive, quindi se non sei sicuro, provale pure. Ma
Showroom e collezione. Allora, andiamo con lo showroom. Allora, la Camaro SS è fighissima. La 370Z in realtà non mi garba tantissimo. Vabbè, niente da dire sulla Mustang. E anche la Challenger. Sono tutte auto bellissime, devo dire la verità. Certo, io mi butterei quasi sulla Mustang. Dai, la Mustang è la Mustang, non so voi. Anche la Challenger, però. Ha il suo perché, ha il suo perché. Va bene, dai, partiamo con questa qui. Partiamo con la Mustang. Partiamo con stile. Credit Crew non disponibile. Acquista, vabbè. Quanto abbiamo, tra l'altro? 57.000, ok, parto... Posso iniziare a modificare qualcosina? Tipo il colore, che non mi garba tantissimo, questo blu, ad essere onesto. Ecco, no, voi invece che auto avreste scelto tra le quattro disponibili? Ditemi, ditemi. Eccoci. Alex, ci sono concessionari in tutto il paese. Ogni concessionario offre una gamma di auto diversa. Visitali tutti e dai un'occhiata. Ci sono officine e lavorazioni 510 specializzate nei vari kit in tutto il paese. Con l'avanzare dell'operazione dovrai sfruttarle tutte. Per ora ti serve solo un auto tuning. Le auto tuning hanno modifiche leggere, pensate per corse clandestine e per strade ampie. C'è un motivo se le auto tuning sono tanto diffuse tra i 510 e dovrebbero essere la tua prima scelta. Ok, va bene. Quindi direi di andare all'officina elaborazioni. Dai, partiamo subito. Imposta destinazione. Ah, aspettate, c'è anche il viaggio rapido, perché qui ci siamo già arrivati. Imposta. No, imposta destinazione. Vabbè, dai, proviamola. Almeno ci facciamo questa. Questo video magari durerà un pochino di più rispetto agli altri, ma giusto perché dobbiamo organizzare. C'è un'officina dall'altra parte della città. Ti mando le coordinate. Chiama quando hai fatto. Sì, ci sto già andando, signorina. Sta visuale forse da più in alto, che dite? Imposta destinazione, sono già fatto la destinazione, già avevamo. No, così, attenzione, attenzione, stavamo per entrare in un bar, mi scusi, così non vedo niente, però no, dobbiamo mettere una visuale un po'. Scusa, da panico, va bene. Andiamo a fare un po' di tuning e poi ci salutiamo e nei prossimi video andremo a testare queste. Ma posso spaccare tutto? Sì. Attenzione, furgoncino. Ok, siamo quasi arrivati. Dov'è? Non vedo. Quanta sportiveggianza, tra l'altro. Eccoci. Avvia. Entra, entra. Dobbiamo fare un po' di modifiche. Dobbiamo renderla un po' più cazzuta. Anche se è già cazzuta di suo. Vediamo che possibilità abbiamo. Che possibilità abbiamo. Ok, Alex. Eccoci. Prepariamo l'auto con un kit tuning. Qualcosa di cazzuto, eh? Già abbiamo distrutta, però vabbè. Sono piccoli dettagli. Le auto che acquisti sono stock, pronte a essere elaborate nelle officine. Ogni regione ha un'officina elaborazioni con uno starter kit diverso in vendita. Gli starter kit modificano l'auto per i diversi tipi di terreno. Una volta montato uno starter kit, puoi comprare pezzi che saranno installati automaticamente. I pezzi meccanici migliorano il livello auto. Più è alto, migliori saranno le prestazioni del mezzo. Ok, perfetto. Sì, mi faccia comprare. Scegli kit tuning, qui cosa c'è? Collezione, vabbè, andiamo con il kit tuning. Quale abbiamo? Livello 1, livello niente, livello 1, livello basta. Cioè solo questo posso fare, quindi sostanzialmente, vabbè. Eh sì, per forza, non ho molto, molto bene. Fatti un giro. Non ho molte opzioni al momento. Sì, leggermente più tamar. È un'auto nuova, affronta missioni e prove. Che cos'è? Elabora auto, qui vabbè, sempre collezione. Ad esempio, aspetto e prestazioni, vediamo. Aspetto giusto per dare un'occhiata. Colore ufficiale, metallizzata, non c'è. Ah no, c'era metallizzata, iridescente. Costa la bellezza di 20.000, quindi non ce li anodizzata. Questa non è male, eh. Però costa 10.000 comunque.
Magari andiamo con quella ufficiale che è un po' più barbona, che dite? Perché quella metallizzata quanto co... Ah no, 2005. Allora andiamo di metallizzata. Risparmiamo un po', ragazzi. Dai, lo so che... Faccia vedere un po' l'auto nel suo insieme. Il grigio non mi dispiace, però deve essere un po' più... Togliamo questi rosa così. Facciamo qualcosa di cattivo. Mancino cagarella anche no. Che no, è anche un bel verde, una Mustang verde, certo non è propriamente il suo colore. Ok, andiamo dietro, andiamo dietro. Anche perché poi potremmo modificare anche altre tipologie, il classico grigio magari con le due strisce blu si potrebbe anche fare. Questa non mi dispiace. Facciamola così, dai, un po' più chiara. Così, acquista così, va bene. Adesivi interni, faccio vedere brevemente. Anzi, facciamo una cosa, poi lo vedremo nel prossimo. Addirittura, con quanta tamarraggine possiamo combinare quest'auto. Va bene, ragazzi, allora lo vedremo al prossimo video, perché sennò questo fa monotto e quasi ci mischiamo in queste modifiche, non ne usciremo più. Quindi direi di uscire un attimo dall'officina, così poi ci rientreremo nel prossimo episodio eventualmente. Modifichiamo magari qualche cosa a livello prestazioni, oppure ci teniamo i soldi per vedere un po' come va. Io magari vedrò tra le opzioni come il livello di guidabilità, se posso modificare qualcosina per renderla un po' più guidabile, per trovare un po' un compromesso, visto che al momento non è proprio semplicissimo. Vediamo se la signorina ci dice qualcosa. Alex, vieni alle coordinate che ti mando. Voglio vedere quello che sai fare. Ok, va bene. Ragazzi, allora ci vediamo con il prossimo episodio di The Crew. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra, ditemi se questa serie vi può piacere o meno. E noi ci vediamo con il prossimo appuntamento. Allora, un saluto a tutti da Quel Tale Ale.